una volta che il Portogallo ha acquisito la sua libertà dopo il fascismo, è stato l'occasione anche per te, il gruppo di Porto, di cambiare orientamento nell'architettura o no? Non volontariamente. Alcuni parlavano, è vero, di questo è il momento per un'architettura rivoluzionaria, ma altri, io stesso, pensavo che non, che era sì un'opportunità di esprimere quello che avevano nello spirito da anni. Per esempio, per me, la possibilità di lavorare nel centro della città e anche lavorare in una situazione, in un contesto molto vivo, molto stimolante, anche molto confuso, devo dire, perché noi, io e altri architetti in gruppi, abbiamo lavorato in un programma organizzato per il governo di fare abitazione per la gente che abitava in centro città, in piccolissime case che erano a punto di essere messe fuori, tutte queste comunità così consolidate a periferia per altri programmi, e di in questo suolo nel centro della città fare nuove case o recuperare case per questa gente, e dunque in contatto molto diretto e molto complesso, perché era un momento, certa misura, di vuoto di potere. Noi a Porto, nella scuola del Porto, pensavamo e sviluppavano, era di, senza rompere, ignorare le radici, fare un'architettura internazionale. Quali sono queste radici? Non di stile, ma di spirito, di contatto. La formazione dell'architetto, nell'essenziale, è di conoscere, di vedere, di capire tanto, fino a un punto dove già non esiste una fissazione, già non esiste una copia, andiamo, perché la nostra mente è una carica di referenze che si incrociano, e quando utilizziamo questo o questo, molte volte ni lo sappiamo. E qui, nel computer, e fa l'aiuto quando c'è bisogno, quasi inconscientemente. Ma in fondo sono a parlare di continuità dell'architettura, perché le rotture che esistono in certi momenti speciali, momenti storici, passano anni, e dopo si comincia a capire che quella novità che sembrava assoluta ha anche un passato, perché quello è inevitabile. Questa idea per me è molto importante, e che mi fa non avere la voglia, lavorando in un progetto, di facciamo qui una cosa nuova, perché sai che quello non esiste, non ho quella ossessione, perché in fondo quello non esiste per nessuno di noi. Molto male la città di Firenze, ma credo che non sarà molto diverso di altre città storiche che conosco, sì, in Italia e fuori d'Italia. Voglio dire, la città cresce, ha una periferia, anche Firenze avrà una periferia non molto grande, non ha, sì, cresciuto, ma una periferia. E io penso che la periferia è la grande opportunità per noi architetti, e che per non perdere questo filo continuo prezioso per nostra formazione e nostra vita della città storica, che la deve essere basicamente recuperata con tutta l'integrità, perché questo è una cosa che è come un libro che noi possiamo leggere
per fare nostra architettura contemporanea. Sì. E questa lettura è una cosa preziosa.